Il castello di Alviano è posto su un'altura che domina fiero gli aspri calanchi che si affacciano sulle stesse valle del Tevere. Il maniero, fondato nel 995 in pieno Medioevo, nasce come fortezza militare. Nel 1490 l'illustre condottiero e architetto Bartolomeo d'Alviano lo ristrutturò in uno stile in cui convivevano le peculiarità della fortezza e quelle della dimora gentilizia. Il castello è a pianta trapezoidale, con quattro torri circolari, e all'interno di esso si apre il bellissimo cortile rinascimentale con portico a doppio ordine di archi a tutto sesto. Negli ampi sotterranei, una volta utilizzati come stalle e celle frigorifere, sono contenuti due interessanti musei, quello dei capitani di Ventura e quello della civiltà contadina, memoria del popolo rurale alvianese. Nella parte sottostante del castello è situata anche la cisterna, da cui ingegnosamente veniva filtrata l'acqua per essere poi prelevata dal pozzo nel chiostro e soddisfare i bisogni sia dei signori che vi abitavano, sia dei loro animali. Al suo interno si possono ammirare inoltre una serie di sale affrescate e una splendida cappella dedicata ai miracoli di San Francesco, che nel 1212 fu di passaggio ad Alviano, dando luogo al memorabile miracolo delle rondini. Il castello, insomma, è un luogo affascinante e ben conservato, in cui si ha la possibilità di muoversi meravigliosamente non solo tra storia e natura, ma anche tra alcune leggende legate ai suoi abitanti, come quelle riguardanti Olimpia Maidalchini, detta la Pimpaccia, allora cognata di Papa Innocenzo X.